Posso darti una mano? Che sollievo. Non osavo chiedere a Holger. Darben, cosa ti ha condotto nel clan? La vostra fama. Sentivo dire di un clan che era approdato in zona, amante della guerra e dell'idromele. Ho appreso che vi eravate sistemati qui e che eravate pronti ad accogliere qualsiasi disperato che chiedesse ospitalità. E il pensiero ti attirava? Più di ogni cosa. Sono sempre stato un girovago. L'idea di sistemarmi in un campo irrequieto era un buon compromesso. Ed essendo un fornaio, sapevo di poter offrire i miei servizi. Ti credevo un fornaio a prima vista. Hai l'aria di chi sa maneggiare un'ascia. Me lo dicono spesso. Ma tu non fai che cucinare, non è così? Mi è sempre piaciuto cucinare. Devo dire che me la sono sempre cavata. Ma dove non riesco ad avere un forno, accetto ogni altro tipo di lavoro. Mi piace usare le mani come posso. Ecco, abbiamo qualcosa in comune. Una domanda, Eivor. Tu sei un guerriero, un combattente, almeno a quanto ho capito. Ma se potessi non combattere, che cosa faresti? È la domanda sbagliata. Io posso smettere, ma se lo facessi, rinnegherei la mia natura di guerriero. Tu intendi, se dovessi smettere di combattere, cosa farei? No, mi hai già dato la risposta che cercavo. È bello che tu sappia cosa ti spinge. Non è cosa da tutti. Sì, sì, vi ho visti. Come posso... Sei tu? Che ci fai qui in merce? Acquisto grano. Ho 30 pezzi d'argento da spendere. Tutti qui con me. Bene. Beh... Prendi ciò che ti serve e vattene. Così siamo a posto. Ti ringrazio. Sì, bene. E io... ti saluto e ti auguro buona fortuna. Addio. Sei bene stando tu, ma bro. Quelli vieni. Il tuo venditore abituale? Sembrava un po' sorpreso di vederti. Credi? Beh, forse conosce qualcuno che mi somiglia. Gli omoni con la barba abbondano da queste parti, no? Direi di sì. Guardo la tua domanda di prima. Che cosa farei se non fossi un guerriero? Potrei chiederti lo stesso. Cuocere il pane è la tua vocazione? C'è qualcosa di male nel voler cuocere il pane? Lo facevano i romani. E gli egizi prima di loro. È un bel lavoro. Ma è ciò che desideri. Diciamo che la mia vocazione è nutrire le persone. Essere d'aiuto a coloro a cui tengo e che tengono a me. Mi dà gioia. In questo senso è un nobile intento. Non so se sia nobile, ma mi dà forza per alzarmi dal letto e mi dà uno scopo per il resto della giornata.